Voi siete i rappresentanti di una categoria essenziale, di un settore fondamentale del paese. Dovete esserci per partecipare alle scelte di politica generale che si faranno. Esserci per contare. Con queste parole si rivolgeva il segretario generale della CGIL, Luciano Lama, agli oltre 1000 delegati al congresso riuniti a Rimini. In quei 4 giorni, dal 14 al 18 aprile 1980, nasce la categoria della funzione pubblica, la FPCGL. Con l'unificazione di 3 federazioni di categoria, a Rimini si conclude un percorso cominciato alla fine degli anni 70. L'obiettivo del nuovo sindacato, della FP, è importante: difendere e riunire decine di migliaia di lavoratori italiani, tutti coloro che operano nei servizi di pubblica utilità, sia nel pubblico che nel privato. La nascita della funzione pubblica CGIL credo che sia da considerare un grande successo organizzativo, frutto di una intuizione dei gruppi dirigenti dell'epoca, che capirono una cosa di fondo: i dipendenti pubblici avevano bisogno di soggetti sindacali che non rappresentassero tanti rivoli, ma fossero capaci di svolgere una funzione di aggregazione e di sintesi. La funzione pubblica muove i primi passi con una missione vasta e ambiziosa: creare un'identità comune fra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori pubblici, che li porti al centro dell'attenzione dei governi e li renda protagonisti della vita del paese, di un rapporto più forte e diretto tra istituzioni e cittadini, attivi collaboratori al complesso processo di riforma della pubblica amministrazione. Nel 1981 a Fiuggi si tiene il secondo congresso. Sul tavolo ci sono già nodi importanti, come l'aggravamento delle tensioni internazionali e la precaria situazione economica dell'Italia. Il sindacato, cosciente del suo ruolo nella vita politica e sociale italiana, si fa promotore di una grande mobilitazione per il disarmo e per la pace. È anche però tempo di chiedere con forza un nuovo indirizzo di politica economica e di premere per una riorganizzazione delle istituzioni, colpite da scandali come quello della loggia massonica P2. Il secondo congresso elegge segretario generale Aldo Giunti, che era già stato una figura molto prestigiosa della resistenza antifascista. L'anno successivo, il 1982, è quello di un grande banco di prova: la contrattazione collettiva per il rinnovo dei contratti pubblici e l'avvio di una stagione riformatrice. 1 milione di lavoratrici e lavoratori partecipa in massa alla consultazione sulle piattaforme sindacali. Ma la trattativa sui contratti parte in salita. Il governo Spadolini non si mostra disponibile al rinnovo dei contratti. Le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego non demordono. Compatti dimostrano la loro forza, scendendo in piazza nella manifestazione del 25 giugno 1982. Chiedono più investimenti, l'aumento del tasso di occupazione e il sostegno al Mezzogiorno. La contrattazione nel settore pubblico si è affermata in modo progressivo e i primi passi in questa direzione sono stati mossi appunto nel corso degli anni 80, quando poi la legge quadro aprì una strada che sicuramente è stata tracciata meglio negli anni e nei decenni successivi. Anche qui bisogna sottolineare un aspetto: c'è stata un'intuizione che rispetto alle modalità di rappresentanza delle vecchie pubbliche amministrazioni era preferibile trovare modalità di selezione degli interessi e di intermediazione degli stessi che fossero più ampie e interessanti. Dopo quella straordinaria manifestazione arrivano le prime conquiste per la funzione pubblica e i lavoratori che rappresenta. Nel 1983 entra in vigore la legge quadro sul pubblico impiego, che riconosce valore all'azione sindacale, riavvicinando settore pubblico e privato. Il sindacato diventa così un attore fondamentale nella contrattazione collettiva e nell'evoluzione del sistema pubblico. Attraverso gli accordi collettivi, la funzione pubblica può dunque definire la retribuzione, i carichi di lavoro, l'orario, il lavoro straordinario, la mobilità e le garanzie per il personale. La legge apre spazi importanti alla contrattazione e in particolare a quella decentrata. Il 14 febbraio 1984 è, per i cittadini e i lavoratori italiani, una festa amara. Il governo Craxi, infatti, con il decreto di San Valentino taglia di 3 punti la scala mobile, recependo un accordo separato tra CISL, UIL e imprese.
la CGIL viene esclusa. La Confederazione di Corso d'Italia risponde con una grande manifestazione. Il 24 marzo 1984 un milione di persone scende in piazza a Roma con 5 cortei che vengono aperti proprio da lavoratori pubblici, i Vigili del Fuoco. Negli stessi anni arrivano altre conquiste, grazie all'impegno della FP. Fanno storia i primi accordi collettivi di grande importanza. Tra questi, le intese per il personale del comparto sanità, i medici e il personale sanitario. Il sindacato ottiene importanti obiettivi. Viene sancita l'incompatibilità tra pubblico e privato. L'orario di lavoro viene ridotto a 36 ore. 2-3 anni dopo l'avvio della riforma sanitaria, si fece il rinnovo contrattuale del comparto sanità, che aveva la prima caratteristica di mettere insieme un mondo contrattuale allora differente. Confluivano nel contratto della sanità pezzi diversi di pubblico impiego. Il grosso era costituito dagli ospedalieri, che avevano già una esperienza contrattuale nel senso privatistico della parola. Poi vi erano lavoratori che venivano dagli enti locali, gli ex manicomi, i servizi di igiene e profilassi dei comuni e delle province e qualche pezzo dello Stato. La CGIL era per l'incompatibilità secca, quindi la riforma radicale del rapporto dei lavori dei medici, una generazione intera di medici che erano esclusi dal mondo del lavoro proprio perché, oltre che c'era un momentaneo blocco delle assunzioni, c'era anche colleghi che avevano la possibilità di avere 2-3 rapporti di lavoro. Sin dai primi anni di attività, il sindacato della funzione pubblica non limita però il suo impegno al lavoro. C'è un mondo là fuori in cui i lavoratori sono anche cittadini, le cui vite sono profondamente influenzate dalle grandi questioni. La funzione pubblica è da subito in prima linea sulla questione ecologica, organizzando nell'ottobre del 1986 la manifestazione nazionale Produrre Ambiente, che si svolge nella cornice suggestiva degli scavi di Pompei. Nello stesso anno il sindacato lancia la campagna Speriamo che sia femmina, che fa emergere il problema della presenza troppo limitata delle donne nella dirigenza sindacale, chiedendo il 25% dei posti, con l'obiettivo di arrivare al 35% nel congresso successivo. Un tratto distintivo, allora come ora, della funzione pubblica CGIL. Il simbolo di questa battaglia nel lavoro pubblico è Barbara Zampieri, la prima donna ad essere assunta nel corpo dei Vigili del Fuoco, un evento storico che spezza la predominanza maschile. Non ci sono lavori da uomini e lavori da donne, ci sono solo lavori. Ancora oggi, dopo diversi decenni, Barbara ha conservato e rinnovato la sua tessera della funzione pubblica. Resta la prima donna italiana Vigile del Fuoco. Mentre nel 1988 cambia la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il decennio si chiude con l'ingresso della funzione pubblica CGIL nel massimo organismo dirigente dell'Internazionale dei Servizi Pubblici, il Comitato Esecutivo. È l'inizio di una forte proiezione e di un grande impegno internazionale.